Buongiorno a tutti amici lettori, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale in compagnia dei libri con la libreria di mano in mano. Oggi ho visto in libreria Cambiago un libro che io ho amato moltissimo, lo lessi per la prima volta a 15-16 anni e mi ha fatto appassionare ancora di più alla lettura. È un libro bellissimo, è stato scritto per la prima volta nel 1990 da un'autrice cilena che si chiama Isabel Allende. Il libro è Eva Luna Racconta. Vi mostro un'edizione Feltrinelli. Eva Luna Racconta raccoglie 23 racconti, tutti diversi tra loro per personaggi e vicende, eppure legati in qualche modo da un filo tessuto diligentemente da questa fantastica autrice. Isabel Allende racconta storie di uomini e di donne raccontando le loro emozioni, i loro tormenti, le loro ossessioni, le loro passioni. Sono tutte però storie di rinascita, di riscatto, di speranza e di bellezza. Il romanzo esordisce con una scena molto bella. Ci sono questi due amanti sdraiati su un letto dopo l'atto dell'amore e lui chiede a lei di raccontargli una storia che non ha mai raccontato a nessuno prima d'ora. E allora questa donna comincia a raccontare, sono le storie che poi noi andremo a leggere, come Sherazade nelle Mille e una Notte, e questa donna, che è Isabella Allende, racconta delle storie che hanno il potere di incantare. Sono delle storie potenti, prorompenti, sono come un incantesimo, un po' per i personaggi che sono caricaturali, un po' per le vicende che va a raccontare, pregnanti di superstizioni, di magia, e un po' proprio per il suo stile narrativo che ti fa rimbalzare da una storia all'altra. Finisci un episodio, non vedi l'ora di cominciarne un altro. Ha questa scrittura sanguigna, sensoriale, molto intensa, che lascia il segno. A rendere così fluido e godibile il racconto è senz'altro la forma narrativa, che è quella del racconto, ma è anche la capacità di Isabella Allende di tessere le storie. Vi leggo una frase che sintetizza la sua grande capacità di scrittura. Per Isabella Allende il linguaggio è un filo inesauribile che tesse come se la vita si facesse narrandola. Dicevo che sono storie, quelle di Isabella Allende, che lasciano il segno. E a proposito di segno, raccontiamo della protagonista di queste vicende, la parola. La parola che incanta, la parola che cambia, che stravolge, che ha un potere così prorompente da cambiare la vita di chi le ascolta. Significativamente, il primo racconto di questa raccolta si chiama Due parole e la protagonista, Belisa Crepuscolario, di mestiere fa la venditrice di parole. E quando dona o vende una parola per qualcuno, questo qualcuno inevitabilmente verrà stravolto come da una rivelazione. È il potere delle storie raccontate che lasciano il segno, così come i libri ci insegnano qualcosa, non ci lasciano mai uguali a noi stessi, ci salvano, ci cambiano, ci insegnano, ci raccontano. Questo libro è un inno alla bellezza delle parole, al potere delle storie raccontate. Consigliatissimo soprattutto per la sua forma narrativa a chi fatica a leggere, perché i racconti sono molto più fruibili, molto scorrevoli e molto piacevoli. Bene, questo era il consiglio della settimana, io spero proprio di avervi incuriosito, vi do appuntamento alla prossima, se vi fa piacere, con un altro consiglio di lettura. Grazie di averci seguito.